Burgmüller è nato nello stesso anno di Schumann, era proprio perfettamente contemporaneo di Schumann, 1810, ed è morto tragicamente annegando, probabilmente per un attacco epilettico, nel 1936. Mentre era in vita si è fatto notare per l'originalità della sua scrittura. I primi due tempi di questa sinfonia vennero eseguiti nel 1937, la prima volta, e colpirono per l'originalità della scrittura. Io sento molti riverberi di Schubert, una cosa strana però che quelle opere di Schubert, da quello si potrebbe sentire il riverbero, non erano conosciuti allora. Per cui, per esempio, la grande sinfonia di Schubert col lobo a solo, che sembra essere un pochino, sembra aver influenzato la sinfonia di Burgmüller, invece, Burgmüller non la poteva conoscere. È più una strana coincidenza dei tempi, che certi temi, certe atmosfere erano nell'aria, e anche un Burgmüller con un fondo, credo, di malinconia che c'è nella sua musica. La percepisce molto bene questa atmosfera. Ci vedo anche molte cose che ci porteranno in avanti. In questa sinfonia di Re maggiore ci sono dei punti che già fanno indovinare ci sarà un Brahms che scriverà la sua seconda sinfonia in Re maggiore. In più, a tal punto che potrei immaginarmi che Brahms avesse conosciuto questa sinfonia, che in qualche modo si sia fatto ispirare da qualche spunto di questa sinfonia. Schumann stesso nel 51 a Düsseldorf fu chiesto di completare lo scherzo che era arrivato ai posteri solo in una coppia che non era mai stata finita, e così Schumann, con grande fedeltà all'autore, ha strumentato tutto qua, non ha inventato nulla lui semplicemente si è fatto, nello spirito di Burgmüller, ha fatto una fedele orchestrazione di quello che mancava scritto. Thank you.
La cosa però mi colpisce proprio il rapporto di Schumann con questa, con la musica di Burgmüller, che si ha proprio la sensazione che Schumann fosse influenzato da lui, in alcuni punti massicciamente. Mi verrebbe l'idea, certamente non si può saperlo perché non c'è una testimonianza, che Schumann già negli anni 30 avesse conosciuto parte di quella sinfonia, perché c'è un inciso che viene ripetuto, che già all'inizio fa i fagotti nel secondo tempo di questa sinfonia. Che poi è il tema del concerto per pianoforte, il tema principale. Come il tema principale del primo tempo. Sembra quasi in germe contenere un tema importante che Schumann fece nel 1953, nel concerto per violino, che poi fu anche il tema delle ultime variazioni che Schumann scrisse. Per cui si ha proprio la sensazione che Schumann di Burgmüller percepisse qualcosa che sentiva molto suo, molto personale, molto, molto aderente al suo carattere. Lavorare col colibrì è un grande piacere. È un'orchestra che si contraddistingue per il fatto di suonare spessissimo senza direttore o avere la spalla come direttore, la spalla del momento. Un gruppo con grandi ideali, tanto che molto spesso, avendo provato insieme, non si è guardato minimamente l'orologio. Quando si dirige, tra virgolette, un'orchestra del genere, si tratta più di una collaborazione, di un cercare insieme di cogliere, di capire in che direzione si vuole andare avanti con l'interpretazione.